Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. È da tantissimo tempo che non registro un video haul e soprattutto, peggio ancora, un try on haul su ASOS, che è il sito che sapete uso praticamente l'80% delle volte. Hanno fatto un sacco di nuovissimi sconti e era un po' che non ordinavo, però ho ceduto e ho preso un po' di cose. In realtà sono tutti vestiti estivi, logicamente, perché ormai poco c'è di invernale. La maggior parte dei capi che vi farò vedere sicuramente li avrò già taggati su 21 Buttons, quindi vi invito ad andare se avete l'applicazione, altrimenti potete scaricarla e andarmi a seguire. Vi faccio apparire adesso la nuvoletta col nickname, o comunque lo trovate sempre scritto nell'info box insieme agli altri social. Prima di farvi vedere gli acquisti di ASOS, vi faccio vedere tre cose che mi sono arrivate da Shein. Sapete che ogni tot mi manda tre capi a mia scelta e vi faccio vedere quelli che ho preso. Visto che ci stiamo avvicinando a maggio, ci saranno un sacco di battesimi e quindi ero a ricerca di vestiti, soprattutto di un certo, insomma, livello. E Shein mi ha stupito da morire. In realtà ho scelto quelli un po' più basici perché ne avevo selezionati anche altri, magari li prenderò la prossima volta e vediamo. Però appunto questi tre sono i vestiti. Allora vi dico che uno mi sta ma non mi si chiude dietro, però questo qui che vi faccio vedere adesso mi sta, soltanto che mi comprime tantissimo la zona seno, nonostante io abbia una terza scarsa, però vabbè, valla a capire. Come sempre ho preso la M, probabilmente sarebbe stato meglio una L. Il primo vestito che vi faccio vedere è rosso, non so perché mi sono mattita ma mi piace il rosso. È fatto così di pizzo sopra, ma è fatto benissimo, dietro ha la zip e poi cade giù, ha abbastanza lunghetto e ha un pezzo di pizzo così scoperto. È molto comodo, molto carino. Vi dico anche i prezzi così vi fate un'idea. Questo vestito viene esattamente 24 euro arrotondando, che secondo me per un vestito di questa fattura più che bene, e parte dalla S alla XL. Poi quest'altro vestito invece è quello che non mi si chiude, però sono stata io stupida a non leggere le misure indicate sul sito, quindi ho preso un M così di tutto. Questo è molto figo, molto particolare, è nero con questa fantasia fatta in questo modo. Sotto ha sempre una trama con, vedete, la retina, però poi ha tutte queste righe. Manica corta, stretto in vita e poi la gonna è fatta così, con queste sorte di pieghe. Questo è davvero uno dei miei preferiti. Questo modello invece viene 24,80, però secondo me anche questo li vale tutti. Ultima cosa, che è la cosa flop, è questa maglietta. Maglioncino a collo alto, non lo so, è tipo tutta deformata. Poi guardate, sembra tipo minuscola così. È elastica, per carità, però color cammello. Vi parlo guardando la foto sul sito, è la stessa maglia, ne sono sicura, solo che nella foto non sembra così cheap e comunque costa 23,11 euro, cioè quasi come il vestito che è fatto 20 volte meglio, quindi boh. Però questa, ecco, non ve la consiglio. Detto ciò, prima di passare a ASOS mi sono appena ricordata di avere un'altra cosa. Mi sono innamorata tremendamente, e so che qui non piaceranno a tutte, delle nuove Balenciaga. Il modello specifico non so come si chiama, però le ho viste, soprattutto la versione bianca, nera e rosa. Adoro, solo che spenderci 700 euro anche no. E quindi mi sono così ingegnata per cercare qualche soluzione più economica. Io odio purtroppo comprare le repliche delle scarpe, soprattutto delle scarpe, cioè tipo delle borse non me ne frega niente perché le borse le massacri. Mi sono affidata a questo sito che si chiama Public Desire, è la prima volta che ci compro, però appunto ho trovato queste scarpe e ho detto ma sì, non sembrano fatte troppo male, proviamo. Queste qui mi pare costassero intorno alle 40 euro, che sì, è tanto, però compresa di spedizione e tutto ci può anche stare. E le scarpe in questione sono queste. Io ho preso la versione nera, però c'erano anche bianche. Devo dire che si avvicinano molto alle Balenciaga, anche perché hanno i lacci così e tutto, però non c'entrano niente sostanzialmente. Poi ho preso un 40 che mi sta, però potrebbe anche starmi più comoda. Si vede, si sente al piede che è cheap. In più a tutti questi dettagli vedete che non sono rifiniti per niente. Questo modello nello specifico non so se consigliarvelo. Adesso ho anche preso degli stivaletti, vedremo come arriveranno quelli. Però queste non so se consigliarvelo, onestamente. Scegliete voi. Ora passiamo alle cose finalmente di ASOS. Allora, vi devo soltanto dire che io ho ordinato circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capi forse. Probabilmente, e probabilmente intendo molto probabilmente,
citerò soltanto due, perché gli altri o non mi stanno bene oppure non mi stanno proprio. Perché col fatto che sono cose super scontate, tipo quasi tutte le ho pagate sotto i 20 euro, logicamente non di tutte c'era la mia misura e ho azzardato lo stesso e ho preso, ma no, non funziona così. E quindi vi faccio vedere. Allora, prima di tutto questo vestito che io avevo già puntato a prezzo pieno, in realtà è di Mango, però si trovava su Asos. È un vestito a bretelle, molto leggero, molto fresco, di cotone, quindi elastico, cade abbastanza lungo e alla fine ha questi volant e mi piace abbastanza, devo dire. Segna un po' troppo le forme. Io, sapete, avendo perso 50 kg, non è che ho questo corpo tonico e fantastico, quindi mi dà un pochino fastidio, però d'estate, nel senso, se devi stare comoda così una sera, si può fare. Questo qui a prezzo pieno stava 20 euro, mentre io l'ho pagato 8,99, quindi direi pazzesco. Quest'altro vestitino invece l'avevo anche questo già visto, però non l'ho mai comprato perché mi sembrava molto molto cheap e soprattutto trasparente, perché ho già preso 3 sole con Asos. Io adoro, è un sito pazzeschissimo, vende di tutto, ha sempre un sacco di sconti. Per vedere una cosa ben indossata ci sono anche i video, però c'è sta cosa che quando un vestito è trasparente, qualcosa è trasparente, non si nota, non si vede, e quindi ogni volta panico. Però appunto ho detto vabbè, quanto stava, vediamo. Stava 24,99, l'ho pagato 9,99, ho detto lo prendo. E devo dire che non è malaccio. Allora, è di questo colore super peom, fucsia, pazzesco. Ha le maniche fatte in questo modo, quindi rimane così, e poi ha la bretellina. Tutti i volant sopra, stretto in vita, e tutti i volant sotto. Vi dico subito che non è un vestito corto, perché io non li porto, è molto giusto. È della marca Boho, che in realtà mi piace molto perché è economica, però comunque offre una prestazione alta. Carino, l'unica cosa è appunto è che è trasparente, soprattutto sulla chiappetta, quindi dovete stare un po' attentine. Poi passiamo ai vestiti che invece dovrò rimandare indietro. Fortunatamente il reso di Asos è molto semplice. Rincartate tutto, mettete l'etichetta che trovate nel pacco, portate alle poste e chi si è visto si è visto. Ho preso questo vestito perché non avevo un vestito di questo colore. È di questi fatti con le spalle scoperte, così con l'elastico. Però non essendo elastico il tessuto del busto, è molto molto stretto. Il colore è questo verde con tutti questi fiori sopra. È anche molto carino, vedete, è svolazzante, la gonna leggera. Questo costava addirittura 55 euro e io l'ho pagato, l'avevo pagato, perché poi quando vedrete questo video sarà bello che smammato, 16,50, quindi direi un ottimo sconto. Se magari ritrovo una misura più grande la prendo sicuro. Poi quest'altro vestito, sulla modella, sulle foto mi sembrava fantastico, in realtà dal vivo sembra una mega vestaglia, almeno su di me no. Questo pezzo è tipo trasparente e poi vedete cade con la manica così, e poi è tutto lungo nero, quindi a meno che davvero non siete magrine magrine, questo non lo so. È un po' di quei vestiti copripanza da magnata. Questo veniva 39,99 e io l'ho pagato 18,50. Poi abbiamo quest'altro vestito, che in realtà l'ho preso ma sapevo non sarebbe andato bene perché già lo vedevo troppo aderente. È grigio. La cosa che mi piaceva era questa cucitura qua davanti fatta così, solo che davvero è troppo aderente, non è il mio genere. Io devo potermi muovere, devo sapere di stare comoda, di non essere segnata, e non fa assolutamente per me. Questo veniva a 33,99 e l'ho pagato 9,99, cioè 33,99, questa cosa è davvero un furto. Penultimo capo è questo. Questo ero molto indecisa se tenerlo o no, perché poteva essere un ottimo capo mare, però sono rimasta un po' scandalizzata perché io leggo sempre le misure, poi apri i dettagli e vedo quanto è alta la modella per capire un po', sai, questo vestito se è lungo o corto a seconda dell'altezza. Io sono alta 1,70 quasi e questa modella è alta 1,78 e il vestito gli stava non corto, non normale. Quindi ho detto vabbè, ma arriverà a me, capirà, mi sarà lungo. Col cavolo, non so perché a me mi sta corto. Infatti mi sono anche chiesto, oddio, magari ho preso quello della collezione Petite. No, è soltanto che a me, boh, va così. Perché altrimenti era molto carino questo da spiaggia. Costava 29,99, l'ho pagato qui 14,49, scusate. È grigio, fatto sempre a bretelle. Dietro ha questo particolare molto carino incrociato, fatto in questo modo. E poi cade molto comodo, molto così. Non posso usarlo come vestito come vorrei, quindi questa cosa mi fa infuriare. E
ultimo capo è questo. Era quello di cui ero più entusiasta, perché costava 43,99, io l'ho pagato 21,50, ed è un vestito di quelli a grembiule che a me piacciono tantissimo, nonostante allarghino un po' la figura, però sono comodi, sono carini, sono freschi. E questo qui è un altro di quelli rossi, mi sta anche questo stretto sul seno. Cioè, allora, io non ho mai avuto un seno grande, né prima né dopo il dimagrimento, quindi non ho mai pensato potesse essere un problema, ma adesso sto pensando davvero che lo possa essere. Vai a capire quale sia il problema. Comunque, fatto sta che anche questo lo dovrò rispedire indietro. Non penso prenderò una misura in più, perché comunque questo è già abbastanza largo come vestito. Se prendo in più un altro largo è un casino, quindi lo rimando indietro e basta. Ed è fatto in questo modo. Adesso da qui non si vede perché è tutto rosso, però le maniche corte, è molto molto fresco, molto svolazzante, e ha questa fascia sul seno che non deve andare sotto il seno ma proprio sul seno, e quindi stringe forse anche per quello. La cosa carina è che sotto ha una sottoveste staccata, vedete, vi viene così rossa. La lunghezza è giusta, però appunto c'è questo difetto. Adesso lo riproverò, magari vedrò se posso pensarci. Quindi questi erano tutti i capi per questo video haul, che non è che contenga queste grandi cose perché purtroppo non mi do più allo shopping compulsivo, però comunque erano dei pezzi carini che spero quando vedrete questo video siano ancora scontati, quindi se vi piacciono potete andare, però purtroppo ci sono poche misure, quindi non lo so, però magari qualcosa di simile lo trovate. Fatemi sapere se voi con questo super saldo flash di ASOS avete preso qualcosa, se vi sono piaciuti i miei acquisti. Ripeto che trovate tutti i link delle cose possibili qui sotto nell'info box. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non mancate. Ciao!